Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi parleremo di taglio laser. Vi farò vedere come io taglio il legno usando l'incisore laser. Perché? Perché ricevo tantissimi messaggi nei quali mi viene richiesto quali siano i parametri corretti per poter eseguire dei tagli correttamente. E per fare questo video utilizzerò l'Aufero Laser 2, un incisore laser eccezionale perché costa poco e tra l'altro vi lascerò il link ad un sito internet che per ora sta facendo delle promozioni, quindi lo pagherete molto meno di quanto costa solitamente sugli altri siti. L'Aufero Laser 2 è un incisore laser che ha una potenza adeguata per fare i tagli sul legno, tra l'altro ha anche il sistema Air Assist, quindi ci permette di ottenere dei tagli puliti, e ha una potenza, diciamo, media per la maggior parte dei laser che un po' tutti noi utilizziamo per eseguire dei tagli. Esistono effettivamente degli incisori laser che abbiano 10-20 watt, ma quelli costano molto di più e comunque sono degli incisori laser quasi professionali. Questo invece è a livello hobbistico. E lo scopo di questo video qual è? Capire come eseguire dei tagli evitando di avere delle bruciature. Tantissimi di voi commentano sotto al video oppure mi scrivono in privato, e anche oggi è accaduto che un ragazzo mi abbia chiesto: "Ma Riccardo, io ho comprato l'incisore laser che hai fatto vedere, ho provato a fare i tagli sullo stesso spessore che hai utilizzato tu, ma non sono riuscito a tagliare, come mai?" Oggi vi farò vedere quali sono le tecniche, qual è il modo che utilizzo io. Questo non è un vero e proprio tutorial. Semplicemente vi farò vedere qual è il mio metodo, e secondo me è il metodo migliore perché ci permette di impiegare su per giù lo stesso tempo che si impiega impostando l'incisore laser al 100% e andando lentamente, ma vi farò vedere come io, impostando il laser con una potenza minore e impiegando lo stesso tempo, otterrò lo stesso risultato, quindi un taglio, ma senza bruciature. Tra l'altro, utilizzando delle potenze forti, ragazzi, l'incisore laser si usura. Un incisore laser, un modulo laser impostato al 100% durerà molto di meno nel tempo, quindi si usurerà prima rispetto ad un modulo laser utilizzato anche al 90%. 85-90% diciamo è il limite quasi massimo, se vogliamo esagerare facciamo 95%, pure perché il modulo laser impostato al 100% si surriscalda, dà il massimo delle prestazioni per i primi secondi, dopodiché non lavora più come dovrebbe. Quindi non avremo il risultato che dobbiamo avere. Surriscaldandosi si abbassa, tanto vale impostarlo all'80% ed evitare di usurarlo e rovinare un incisore laser, che poi ci toccherà comprare un nuovo modulo, così durerà tantissimi anni. Quindi dopo 3 minuti di introduzione, adesso guardiamo quali sono, secondo me, le tecniche corrette. Iniziamo. Quindi diamo un'occhiata a questo incisore laser, Aufero Laser 2. Sulla parte frontale troviamo il controller con l'ingresso per la presa USB, l'ingresso per l'alimentazione, alcune porte che ci permettono di utilizzare alcuni accessori, la struttura in alluminio molto leggera ma comunque robusta e un cablaggio molto ordinato. Questo è il modulo laser, in questo caso stiamo utilizzando un modulo laser dotato di Air Assist con 5 watt di potenza. Il modello è LU24LF. LF sta per Long Focus. Ricordatevi che quando volete realizzare dei tagli dovete preferire sempre dei moduli laser che abbiano il Long Focus, quindi una lunghezza focale più lunga rispetto ad alcuni moduli laser che altrimenti, pur avendo la stessa potenza, non permettono di eseguire dei tagli. Sulla parte frontale abbiamo questa copertura in plastica che filtra i raggi dannosi del laser. E come vedete io ho già installato il sistema per l'air assist. Si tratta di un cilindretto con la parte finale conica che convoglia l'aria che arriva da questo tubicino, se collegato ad un compressore, che venga soffiata proprio nel punto in cui il laser colpisce la superficie. In questo caso avremo dei tagli molto più puliti rispetto all'utilizzo del laser senza air assist. Adesso lo vedete con questa configurazione, però in realtà il modulo laser arriva con un cono sulla parte bassa che sfrutta l'aria prodotta dalla ventola e la convoglia comunque verso il centro. Non è un vero e proprio air assist in quel caso, però aiuta a diminuire l'effetto bruciatura sulla superficie. Essendo un modulo laser a fuoco fisso, per poter regolare la messa a fuoco dobbiamo utilizzare un cilindretto. In questo caso, per mettere a fuoco, abbiamo la stessa distanza del cilindro. Per poter regolare la sua altezza, dobbiamo utilizzare questa vite, quindi possiamo alzare e abbassare il modulo laser per avere l'altezza che preferiamo. Ma adesso passiamo all'argomento principale di questo video, quindi vediamo come riuscire ad ottenere dei tagli puliti senza stressare il modulo laser e senza bruciare il legno. Ricordatevi però che tutto quello che vi sto dicendo può variare da incisore a incisore, quindi se voi anziché utilizzare l'Aufero Laser 2 utilizzerete un altro tipo di incisore laser, ovviamente i risultati possono essere leggermente diversi, sia per quanto riguarda se varia la lunghezza focale, comunque considerate anche la potenza del laser, perché la potenza nominale di questi moduli è sempre 5 watt, però poi in realtà variano da 4,5 e qualcuno arriva a
arriva fino a 6, quindi io non conosco effettivamente quale sia la reale potenza di questo modulo laser, non l'ho mai testato perché non ho gli strumenti. Comunque è molto potente, ovvero considerate che proviene da Ortur, quindi è la seconda marca di Ortur e quindi la qualità è elevata come è elevata quella di Ortur. Quindi prepariamo questo pezzo utilizzando questi spessori da mettere qua sotto, in modo da dare al laser la possibilità di sfogare. Già vi ho fatto vedere in un video l'utilizzo della griglia, però in realtà la griglia non la possiedono tutti, quindi facciamo in modo più elementare. Utilizziamo questi spessori che sollevano il pezzo dal piano di lavoro e ricordatevi che il piano di lavoro non deve essere mai la vostra scrivania, perché una volta che il laser avrà oltrepassato il pezzo, ovviamente andrà a colpire ciò che si trova sotto. E se sotto avete una scrivania, ovviamente la stessa si brucerà oppure bucherà in base alla potenza del vostro modulo laser. In questo modo, invece, colpendo questa lastra in metallo, proteggerete il piano di lavoro. In questo caso sto utilizzando un pezzo di abete, questo proviene da una perlina. Allora, abbiamo 9 mm di spessore, quindi già uno spessore molto elevato per un modulo laser da 5 watt. Solitamente considerate che lo spessore che viene tagliato con questo tipo di incisori laser è 3 mm e a conferma di ciò vedrete che tutti i progetti che trovate su internet, quindi su Thingiverse eccetera, sono tutti creati e progettati per essere realizzati su compensato che abbia uno spessore da 3 mm. Se provate a realizzare quei progetti con spessori diversi, gli incastri poi non vi riusciranno. Considerate pure che se fate delle prove, per esempio sul multistrato di pioppo, riuscite a tagliare, poi provate sul multistrato di betulla, in quel caso avrete dei risultati differenti, perché il multistrato di betulla è un pochettino più duro da tagliare, un po' più difficile, quindi ci vorranno dei passaggi in più. A volte utilizzando anche lo stesso tipo di multistrato proveniente però da produzioni differenti, potete trovare più o meno colla, potete trovare dei nodi, potete trovare addirittura delle giunzioni o dei pezzi di scarto inseriti in mezzo. In quel caso ovviamente l'incisore laser avrà più difficoltà a realizzare tagli, quindi non vi arrendete e fate diverse prove su diversi spessori per capire quale sia il giusto rapporto tra potenza e velocità, ma ricordatevi di non andare mai oltre il 90, massimo 95% di potenza. Innanzitutto dovete sapere che per poter realizzare dei tagli è necessario creare un file vettoriale. Ricordatevi pure di verificare la lunghezza focale del vostro incisore laser. Allora, adesso metterò delle immagini che vi faranno capire cosa è la lunghezza focale. Quando il modulo laser proietta il raggio, fuoriuscendo da una lente, ovviamente parte a forma conica. Poi ha una parte centrale nella quale il raggio si restringe e poi si riallarga. Se avete la possibilità di scegliere, quindi ancora dovete acquistare il vostro incisore laser, scegliete, come in questo caso, un long focus, che vi permette di avere una lunghezza focale maggiore e quindi un punto più stretto che sia più lungo. In questo caso ci permette di arrivare più in profondità e tagliare il legno con più facilità. Nel caso in cui invece abbiamo degli incisori laser che abbiano una lunghezza focale più ridotta, in quel caso anche se abbiamo 20 watt di potenza, ovviamente dato che è più ristretta la lunghezza focale, non riusciremo a tagliare legni di un certo spessore, non perché manca la potenza, ma semplicemente perché la potenza, anche se tanta, dopo un tot di millimetri si disperde, perché si allarga e non essendo più stretta non ha la possibilità di eseguire dei tagli. Per poter capire quale sia la lunghezza focale del vostro modulo laser ci sono diverse possibilità. Una è quella di incollare fra di loro tre pezzi, in questo caso sono tre pezzi da 3 mm, mettere a fuoco sul primo pezzo e poi inciderli tutti e tre. Guardate quanto è differente la prima linea realizzata con la messa a fuoco corretta e quanto si allarga invece quando arriviamo più in basso. Considerate che già qua siamo solo a 6 mm, sono tre pezzi che in totale fanno 9 mm, ma la differenza di spessore dal primo all'ultimo è solamente di 2 pezzetti, quindi abbiamo 6 mm di differenza e guardate quanto si è allargato. Pensate come si allargherebbe se io continuassi a mettere altri pezzi. Sicuramente sull'ultimo pezzo avremo una linea molto più grossa, sfocata, che non avrebbe la potenza di incidere. Quindi siamo quasi pronti a realizzare i tagli. La prima cosa che dovete fare è assicurarvi che tutto l'incisore laser, tutta la struttura sia stabile. Quindi se il vostro incisore laser è dotato di sensori di fine corsa, portate direttamente su home, altrimenti muovetelo manualmente e decidete la posizione sulla quale incidere. E un'altra cosa molto importante, nel caso in cui dobbiate realizzare delle immagini che prevedano che ci sia una figura e poi un ritaglio attorno all'immagine, prima realizzate l'immagine, dopodiché i tagli. Altrimenti c'è il rischio che il pezzo cada giù dopo averlo ritagliato e l'incisione non verrà correttamente, pure perché anche in questo caso, essendoci l'Airastis, il pezzo che cadrà giù si sposterà e in quel caso l'incisione non verrà nel punto che volevate. Allora ragazzi, avevo già fatto delle riprese e niente, devo rifarle perché come sentite mi si è scaricato il microfono.
e nel frattempo si sta ricaricando, quindi allora utilizzerò il cronometro per vedere quanto tempo impiega sia realizzando un taglio con 100% di potenza, 100 mm al minuto, con 4 passate, sempre con air assist inserito. Dopodiché faremo un altro taglio, ma al 90% di potenza, 300 mm al minuto, quindi 3 volte più veloce, con 13 passate. Quindi avvierò il cronometro sia per uno che per l'altro taglio. E poi, se mi riesce, cercherò anche di affiancare l'inquadratura. Ok ragazzi, interrompiamo il cronometro, quindi con 4 passaggi siamo riusciti ad eseguire il taglio in 2 minuti 19 secondi. Adesso proviamo a eseguire lo stesso taglio, ma questa volta al 90% con 300 mm al minuto, 13 passaggi. Vediamo in questo caso cosa riusciamo ad ottenere, quindi 2 minuti e 20, azzeriamo. Ok, addirittura l'ho premuto mezzo secondo prima. Ok ragazzi, si è tagliato, interrompi, abbiamo impiegato 1 minuto e 18, quindi molto meno tempo. Quello che vi dicevo, che vi ho detto fino ad ora, quindi per ottenere dei buoni tagli è sufficiente, guardate che differenza di pulizia, è sufficiente eseguire più passaggi con una potenza più ridotta, in questo caso otterremmo dei pezzi più puliti, guardate, sia nella parte bassa, nella parte alta e ovviamente nei bordi. Guardate che brutto! Quindi 100% di potenza, cosa otteniamo? Otteniamo un taglio che sicuramente non viene bene, ci richiede molto più tempo. Considerate che 1 minuto e 18 conto 2 minuti e 20, praticamente quasi la metà, un minuto in meno ragazzi. Però guardate che brutto questo, tagliato ma bruciato, questo invece è tagliato con poche bruciature. Quindi quello che vi ho detto all'inizio e vi ho detto in tutto questo tempo, per eseguire dei tagli è necessario andare più veloci, fare più passaggi e ridurre la potenza. Ma analizziamo questo pezzo realizzato ieri sera appositamente per questo video. Questo è un pezzo da 6 mm, in questo caso guardate, utilizzando il laser al 100% abbiamo dei pezzi praticamente quasi inutilizzabili, completamente bruciati, davvero bruttini. Invece utilizzando l'incisore con una potenza più bassa, al 70% siamo quasi riusciti a tagliare perfettamente. Ma già utilizzando una velocità intermedia come questa, 200 mm al minuto, all'80% con 3 passaggi, abbiamo ottenuto un risultato migliore, molto meno bruciature e quindi un'usura inferiore del modulo laser e un risultato nettamente pulito, che mi piace tantissimo rispetto a quello a 100 mm. E allora abbiamo parlato di tagli, quindi è giusto realizzare anche un'incisione di un'immagine, semplicemente il volto di una modella preso da internet, e poi lo ritaglieremo. In questo caso però, sempre parlando di tagli, voglio farvi vedere come con un taglio di forma circolare noteremo una caratteristica di un po' tutti gli incisori laser, quindi i moduli hanno un punto che non è perfettamente quadrato. Quindi vi farò vedere adesso cosa si ottiene eseguendo un taglio che in delle posizioni differenti e quindi dei movimenti che non siano uguali. Come sempre, prima incisione, dopodiché taglio.
Adesso, durante l'esecuzione di questo taglio, vi accorgerete che in alcuni punti si vede il raggio che attraversa il materiale, in altri invece no. E poi vi farò vedere un particolare, approfittando di questa forma circolare perché ci si rende bene conto di un dettaglio. Vi ricordo che questo è un taglio che stiamo eseguendo a 300 mm al minuto, 90% di potenza. Allora ragazzi, lo interrompo, approfittando del fatto che ancora non si è staccato, interrompiamo pure il cronometro. Allora guardate, ci sono alcuni punti in cui ha praticamente tagliato e altri invece nei quali non ha tagliato. E guardate, ha tagliato solamente in questo semicerchio e in questo semicerchio. Qua e qua non ha tagliato. Come mai? Allora, innanzitutto guardate la qualità della foto. Davvero eccezionale, gli occhi, i capelli, ragazzi, un incisore laser davvero eccezionale. Ma voglio farvi vedere un particolare. Quindi abbiamo visto che in alcuni punti il pezzo era stato tagliato e in altri no. E la spiegazione di quello che potrebbe sembrare uno strano comportamento, quindi un difetto, in realtà sta proprio nella dimensione del punto focale. Abbiamo una dimensione di 0.25 x 0.17, di conseguenza quando si muove tracciando la linea 0.25 avrà una potenza minore, perché il raggio si disperde in una superficie maggiore rispetto a quando sta incidendo o tagliando con la dimensione 0.17. Sono pochissimi gli incisori laser che hanno una dimensione perfettamente quadrata. Solitamente abbiamo sempre una forma rettangolare, qualcuno 0.8 x 0.8, in questo caso abbiamo questo sempre a ufero 0.7 x 0.6, quindi quasi quadrato, però purtroppo è un incisore laser davvero con pochissima potenza, solo 1.6 watt. Poi abbiamo l'altra versione, che è sempre acquistabile assieme a questo incisore laser, 0.12 x 0.15, anche in questo caso quasi quadrato, ma è uno short focus, quindi ci permette di tagliare solamente spessori ridotti. Questo invece è quello più indicato, perché è long focus all'air assist, ha anche questo cono che funge da air assist, però abbiamo questa dimensione 0.17 x 0.25. E allora ragazzi, quindi cosa abbiamo imparato? Che per eseguire dei tagli correttamente è necessario ridurre la potenza e fare più passaggi. Così riusciremo a ottenere dei pezzi sicuramente tagliati molto meglio. Come ho detto poco fa, anche minore rischio per quanto riguarda gli incendi. E a proposito di sicurezza, ricordatevi sempre di areare bene i locali, come si dicono per gli insetticidi, utilizzare un aspiratore o comunque un box che possa rimuovere tutti i fumi e soprattutto utilizzare gli occhiali, perché il laser fa male. Ma l'argomento di oggi è il taglio laser. Come avete visto, siamo riusciti, con il criterio che utilizzo io, a tagliare perfettamente. Evitate di utilizzare il vostro modulo laser impostato al 100%, in quel modo non riuscirete a ottenere dei buoni tagli, soprattutto perché chi imposta un modulo laser con una potenza del 100% solitamente utilizza delle velocità basse e soprattutto utilizza uno, massimo due passaggi. Questo è il motivo per cui, quando mi vedete fare le recensioni, utilizzo sempre tanti passaggi, poca potenza e una velocità elevata. In questo caso, per esempio, non è un legno difficile da tagliare. Quello che mi interessava era farvi capire il concetto, perché si applica a tutti i tipi di materiale, anche all'acrilico eccetera, ma farvi capire anche che in base alla lunghezza focale in questo caso siamo riusciti a tagliarlo, perché anche se il materiale è favorevole per essere tagliato, se la lunghezza focale non è adeguata, quindi si allarga, e allora, come abbiamo detto all'inizio, non riesce a tagliare nemmeno se dovesse trattarsi di carta. Detto questo ragazzi, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video cliccando qua giù sul pollicione all'insù, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ma ricordatevi anche di andare a dare un'occhiata al link giù nel primo commento nella descrizione per vedere l'incisore laser, perché è davvero un ottimo prodotto. Aufero Laser 2 vi permette di ottenere questi risultati, quindi pulizia di taglio, pulizia di incisione, come avete visto anche una foto incisa con dettagli davvero elevatissimi, e poi ovviamente anche ritagliata. Adesso vi saluto davvero e vi do appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!